Allora, buongiorno a tutti. Io sono il direttore della scuola normale. Non ho potuto resistere oggi al piacere di introdurre, anche se non ce n'era ovviamente nessun bisogno, il professor Settis. Però, diciamo, questi sono tra le cose piacevoli che sono connesse alla carica che ricopro. Non sono tutte piacevoli, ma questa lo è sicuramente. Per cui lo ringrazio molto intanto di aver accettato di fare questa presentazione. Aggiungo che l'iniziativa dei Lincei per la scuola presso la scuola normale sta diventando, soprattutto grazie alla coordinatrice che si è nascosta in seconda fila, ma che c'è, che è la professoressa Barsacchi, a cui ho chiesto e ha accettato gentilmente di permettermi di presentare io il professor Settis per motivi di scuola, diciamo in termini di scuola. Soprattutto grazie a lei, ma anche grazie all'intervento di molti colleghi della scuola, è diventata un'iniziativa, secondo me, molto importante di riferimento anche a livello nazionale. Il numero di discipline che contribuiscono a questa iniziativa sta crescendo. Partita dalla biologia e la matematica, si sono aggiunte la chimica, quest'anno avremo la letteratura italiana, che c'è praticamente da sempre. Abbiamo avuto quest'anno contributi di archeologia, filosofia, latino e greco, direi. La biologia, come ho detto, già era, e stiamo crescendo sempre di più. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo. Cercato di contribuire anche prima di fare il direttore dal lato, io sono un chimico, dal lato della chimica, e quindi ci teniamo moltissimo, è una delle iniziative a cui la scuola crede molto, e poi diciamo sono ulteriormente rafforzate dal fatto che riusciamo a proporre interventi e contributi di altissimo livello, uno dei quali è quello di oggi. E quindi non vi faccio perdere ulteriore tempo e cedo senz'altro la parola al professor Settis, che ringrazio ancora di aver accettato di farci questa presentazione. Grazie Salvatore. Grazie a te Enzo, grazie mille. Si può mettere la prima immagine? Si può mettere la prima immagine? Cosa devo fare? Per mettere la prima immagine? No. Questa è la seconda. Ecco, volevo che ci fosse il titolo e vorrei... Non si può mettere a schermo pieno senza che ci sia la mia disturbante immagine, che non c'entra niente. Non voglio gareggiare con Laocoonte perché perdo. Non vorrei proprio. E si possono abbassare un po' le luci per rendere lo schermo? Si può dare a pieno schermo l'immagine? Ecco. Bene, allora, il titolo lo vedete lì, vorrei essere sicuro che mi sentiate. Sono molto contento naturalmente di parlare qui, di parlare a voi, e vorrei spiegare perché ho scelto questo tema. Ho scelto questo tema perché permette di parlare, diciamo, trasversalmente, quasi senza volerlo, di alcune cose. Permette di parlare di arte antica, perché Laocoonte è un'opera antica, e di Rinascimento, perché Laocoonte è stato scoperto nel 1506, permette di parlare di un'opera d'arte molto importante, ma permette di parlare anche di come questa opera d'arte è stata vista ed è stata recepita nel 500 da vari artisti e da varie persone, papi, cardinali, poeti, eccetera, eccetera, in Italia, e permette di parlare anche, ultimo punto di questo svelto elenco che vi sto facendo, permette di parlare anche del rapporto con un'opera d'arte antica trovata a Roma degli italiani e dei non italiani. Una delle domande che io vi proporrò è questa. Il Laocoonte è oggi ai Musei Vaticani, come tutti sapete, una delle opere più famose dell'arte europea. Due sono le fasi capitali della sua storia. La prima nell'antichità, quando fu fatta, e la cronologia che io vi propongo qui è quella al 40-20 a.C., che ritengo certa, e poco dopo cade l'unica menzione nelle fonti classiche dovuta a Plinio il Vecchio, un secolo dopo. La seconda fase, invece, comincia con la sua riscoperta nel 1506 e continua fino ad oggi.
Due domande vi proporrò oggi, vi metterò oggi sul tavolo. Una riguarda il rapporto fra tre aspetti della fortuna del Laocoonte: il pathos che questa statua esprime, il Laocoonte come sintomo di un orizzonte stilistico, di un orizzonte culturale, e infine l'espressione, il Laocoonte come espressione di sentimenti. Il Laocoonte come narrazione altamente patetica di un episodio del mito antico, che è noto da Virgilio, soprattutto nel secondo libro dell'Eneide, come tutti saprete, il Laocoonte come sintomo di una tendenza stilistica, infine il Laocoonte come, usiamo questa parola, condensazione espressiva o icona di un sentimento, di uno stato dell'anima. Con questa si intreccia la mia seconda domanda. Dato che quest'opera fu realizzata da artisti greci, i loro nomi sono sullo schermo e non li ripeto, artisti greci che operavano in Italia e che dalla riscoperta in poi è sempre rimasta a Roma, salvo i pochi anni in cui Napoleone se la portò via a Parigi per poi doverla restituire, il fatto che sia sempre rimasta a Roma, praticamente dalla sua creazione fino ad oggi, vuol dire che gli artisti italiani hanno avuto un rapporto migliore, privilegiato, rispetto agli artisti che so io, danesi o francesi o tedeschi? Queste sono le domande di cui vi parlerò. Tanto la storia o il mito di Laocoonte quanto le sue varie rappresentazioni, perché questa non è l'unica, il mito di Laocoonte fu rappresentato in vasi greci e in altre opere d'arte antica, questa però è di gran lunga la più famosa rappresentazione. Tutte le sue rappresentazioni si muovono in una spola continua fra la narrazione e la forma, oppure, diciamolo diversamente, fra l'espressione e l'icona. Proverò a mostrare come la forma usata per narrare il racconto mitico su Laocoonte, che come tutti sappiamo è parte del ciclo della guerra di Troia, può essere adoperata anche per esprimere qualcosa di completamente diverso, un altro pathos, per esempio la passione di Cristo, un altro sentimento, per esempio la passione erotica. Parleremo anche di questo. Non inseguirò tutte le fila di questo discorso, vorrei solo darvi un esempio, una specie di spaccato. La straordinaria efficacia espressiva del Laocoonte ne ha fatto, io credo, un filo conduttore, un filo rosso che passa attraverso tutta la storia dell'arte europea. Nei termini di un grande studioso di storia della cultura e dell'arte del Novecento, del tardo Ottocento e del Novecento, Warburg, il gesto di Laocoonte, che vediamo il gesto ma anche la sua mimica facciale, sono una formula di pathos, pathos formel nella terminologia di Warburg. Infatti Warburg dedicò a Laocoonte una delle tavole del suo famoso Atlante delle espressioni e della cultura europea, che si chiamava Mnemosyne, che è stato recentemente, di cui esistono varie versioni e di cui sono state fatte negli ultimi anni svariate edizioni. In uno studio del 1905 Warburg scrive così: il gruppo dei dolori di Laocoonte, il Rinascimento, se non lo avesse scoperto, avrebbe dovuto inventarlo, proprio a causa della sua sconvolgente eloquenza patetica. Esso non fu soltanto una delle cause dello stile barocco romano del grande gesto, ma il sintomo esterno di un processo storico-stilistico che trova in se stesso la propria logica. Cioè, il Rinascimento senza il Laocoonte, il Rinascimento e il Barocco senza il Laocoonte non sono pensabili, se non l'avessero per caso scoperto avrebbero dovuto inventarlo, non so come avrebbero fatto, ma insomma, però l'espressione di Warburg mi pare abbastanza interessante. Warburg aveva in mente qui una pagina di Burckhardt, grande erudito, che era una delle sue letture preferite. Secondo Burckhardt, in realtà Laocoonte era stato già scoperto prima del 1506, prima della sua scoperta classica. Lui si rifaceva a una lettera del 1489, scritta da un tal Luigi Lotti da Barberino, di cui non mi aspetto che voi conosciate l'esistenza, a Lorenzo il Magnifico, di cui invece tutti sappiamo chi è. Questo signore di Barberino scrive a Lorenzo il Magnifico che in una notte, in uno scavo notturno, in uno scavo clandestino a Roma, nell'area di San Lorenzo in Panisperna, cito, furono trovati tre belli faunetti in su una basetta di marmo, cinti tutti e tre
da una grande serpe, i quali, meo iudicio, sono bellissimi, e tali che del udire la voce in fuora, in ceteris, pare spirino, gridino e si fendino con gesti mirabili. Allora, questa lettera e un'altra che fu scoperta poco dopo furono interpretate come una specie di prima scoperta del Laocoonte o, alternativa, una scoperta di una versione più piccola del Laocoonte. Invece si è ormai dimostrato che queste lettere si riferiscono in realtà a questo gruppo di tre belli faunetti, questo gruppo che ha una storia molto complicata e che però è sicuramente quello offerto in vendita a Lorenzo il Magnifico. Non sappiamo se lo abbia poi veramente acquistato. Quello che è certo è che è riemesso in una casa d'aste di New York pochi anni fa, cui era inizialmente valutato $300,000, poi quando è venuto fuori che poteva essere stato nella collezione di Lorenzo il Magnifico, è stato comprato per $3,5 milioni, perché basta il nome di Lorenzo il Magnifico per attribuire valore. Ora si trova in proprietà privata, ma si trova esposto a Art Institute a Chicago. Il sintomo che il Laocoonte portò sulla scena romana non era però forse solo, come dice Warburg, il grande stile romano del gesto espressivo che doveva ancora nascere. Dobbiamo chiederci invece se nella sua immediata fortuna non vi fosse anche un altro ingrediente, non italiano questo, dell'arte europea del Rinascimento, e cioè una forte espressività nordica. Il Laocoonte, possiamo chiamarlo, adattando un'espressione della pietà cristiana, un pater dolorosus, un padre che è addolorato per la morte dei suoi figli. Questa forte espressività del pater dolorosus andava probabilmente a innestarsi su una tradizione tutta nordica che è evidente, mi pare, nel disegno che vedete alla vostra sinistra di Dürer, disegno che è anteriore di 3 anni alla scoperta del Laocoonte. Prima di scoprire, se io vi dicessi che Dürer l'ha fatto davanti al Laocoonte, forse mi credereste, ma non è vero, è anteriore alla scoperta del Laocoonte. Dunque, davvero, se il Laocoonte, se non si fosse scoperto, si sarebbe dovuto inventare, ma forse si sarebbe dovuto inventare più a Norimberga che a Roma. Dobbiamo tenere conto di questa dimensione europea dell'arte. Questo disegno fu fatto da Dürer, ci sono delle iscrizioni a carboncino, la scritta e la firma sono autografe, c'è una al British Museum, che è stato studiato molto accuratamente. La scritta a carboncino che vedete in basso dice che egli disegnò questo volto dolorante quando era malato, in minor Krankheit, nella mia malattia. Quindi lui, nel momento in cui è malato, disegna un Cristo doloroso e si identifica il proprio dolore di persona, di essere umano, prima che di artista, col dolore di Laocoonte. Il Laocoonte presenta nella violenta concentrazione del volto tratti iconici che si prestano a essere memorizzati. Anche per questo è molto attraente l'ipotesi di Dal Poggetto che questo Laocoonte che vedete qui a destra, questa testa di Laocoonte disegnata nella sacrestia sotto San Lorenzo a Firenze, sia stata disegnata a memoria da Michelangelo, prigioniero in quel momento, perché se fosse venuto fuori, lui essendo stato favorevole al partito anti-Medici, occorreva seri rischi di essere imprigionato e forse anche ucciso. Certamente chiunque abbia disegnato questo volto di Laocoonte, che sia Michelangelo o no, sotto nella sacrestia di San Lorenzo, sicuramente non aveva di fronte la statua, perché la statua era a Roma. Questo fa venire in mente un bellissimo aneddoto su Annibale Carracci, raccontato da Giovanni Battista Agucchi nel 1646. E vi leggo questo passo molto bello, in cui parla dei Carracci e in particolare del rapporto fra Annibale e il fratello, altro grande pittore, ma meno grande di Annibale, Agostino Carracci. Discorrendo Agostino con molti virtuosi del gran sapere mostrato dalle statue antiche, e fermatosi a celebrare specialmente il Laocoonte, avrebbe voluto che Annibale ancora alcuna cosa ne avesse detta, e cerca di dire al fratello: ma di qualcosa anche tu di sto Laocoonte. Fratello, zitto. Fratello non parla. E allora Agostino lo derise, deplorando che su una statua così eccellente non avesse nulla da dire. Possiamo immaginare che Agostino continua a parlare, chiacchiera, chiacchiera. Se non che
Annibale, non visto, si accostò al muro della stanza e senza che niuno se ne avvedesse vi disegnò con un carbone la figura del Laocoonte e gli venne così fedelmente espressa, come avesse avuto davanti agli occhi l'originale, per farne un aggiustatissimo contorno. Quando Agostino se ne accorge, mortificato, deve ammettere che il fratello sapeva di Laocoonte molto più di lui. Queste cose, molto prima della scoperta di Laocoonte e molto dopo, credo che ci dicano qualcosa di che cosa questa statua può aver rappresentato. Un grande storico dell'arte tedesco, che per ragioni razziali fuggì dalla Germania e insegnò poi in America, Leopold Ettlinger, ha scritto un famoso studio che è intitolato Exemplum Doloris, il Laocoonte come esempio paradigmatico del dolore. Ma chiediamoci, questa definizione così indovinata si riferisce alla storia di Laocoonte raccontata da Virgilio o si riferisce a Laocoonte, alla statua, così come noi la vediamo? Formulo questa domanda non per rispondere, perché non saprei rispondere, ma per dire che ci sono due diversi modi di affrontare questo problema. C'è un destino, per così dire, iconico e morfologico del Laocoonte, la forma del Laocoonte, e un destino invece narrativo, relativo al suo racconto mitico. La forte accentuazione espressiva e il pathos sovraccarico di queste figure sono sintomi stilistici per noi preziosi che dobbiamo giudicare in primo luogo nel quadro dell'arte romana del primo secolo a.C., quando questi artisti venuti da Rodi in una bottega, certamente a Roma, produssero questa scultura. E l'arte romana nel periodo, ricordiamoci, le coordinate storiche fra Cesare e Augusto. In quei decenni non erano soli Agesandro, Tanodoro e Polidoro da Rodi, non erano i soli scultori greci che operavano a Roma. Ce n'erano altri, per esempio Pasiteles, di cui non abbiamo nulla, ma abbiamo delle opere dei suoi allievi e ve le sto mostrando accanto a Laocoonte. Pasiteles sappiamo che veniva dall'Italia meridionale greca e che però aveva, se guardate le statue dei suoi allievi, Stefano e Menelao, che sono qui sulla destra rispetto al Laocoonte, vedete quanta differenza c'è rispetto allo stile di Laocoonte. Vediamo qui che gli artisti greci a Roma rappresentano due opposti linguaggi stilistici che convivono nella stessa città. Poi quello che avrebbe trionfato, che avrebbe vinto, è il linguaggio più classicistico, più asciutto, più sofisticato, per così dire, e anche più eclettico di Pasiteles, che si sarebbe poi tradotto nell'arte augustea, mentre Laocoonte rappresentava invece una forte retorica delle passioni, che è il contrario della linea così asciutta, così sobria, rappresentata da Pasiteles e dai suoi discepoli Stefano e Menelao. Per quanto possa sembrarci strano, le sculture che vediamo ora sullo schermo sono contemporanee. Sono contemporanee, sono di artisti greci che vivono a Roma contemporaneamente. Per i romani di quel tempo l'espressività del Laocoonte doveva dunque risaltarne ancora più vivacemente come un'opzione, una possibilità espressiva e stilistica che non era certo la sola possibile. Il Laocoonte in quel contesto fu una grande creazione originale. È importante ricordarsi che in un'arte come quella antica, in cui le opere più famose venivano ripetutamente copiate, ci sono decine di doriferi, decine di discoboli, eccetera, del Laocoonte non esiste nessuna copia antica, neanche di un dito. Questa statua, questo gruppo per meglio dire, perché le figure sono tre, oltre i serpenti, fu opera di maestri che tentavano di importare a Roma il grande linguaggio, per così dire, barocco delle passioni, già sperimentato nell'area di Pergamo, di cui vediamo a sinistra un famoso dettaglio. Aristotele, nell'arte poetica, elencava la presentazione di personaggi morti, feriti o doloranti come artifici per suscitare pathos sulla scena della tragedia e indurre a commozione gli spettatori. Questa lezione si trasferì dalla tragedia alla storiografia e la cosiddetta storiografia tragica dell'ellenismo, che insisteva sul crudele destino dei vinti con una vivezza che poi i retori greci codificarono definendola con una parola greca, enargeia,
che vuol dire la vivacità della rappresentazione, evidenzia in narrazione, traducono i retori latini. Insomma, l'arte di suscitare un effetto di verità mediante il dolore. Plutarco, descrivendo una scena di battaglia, dice: bisogna, per descrivere bene una scena di battaglia, gettare davanti agli occhi scene terribili. A maggior ragione, l'insistenza sui vinti e sulle loro sciagure trovò un posto privilegiato nell'arte ellenistica, a partire da Pergamo, e si traduce poi nell'arte romana, fino ad arrivare, per esempio, alla colonna traiana. Il classicismo augusteo, di cui le statue di Pasiteles e dei suoi allievi, che abbiamo visto prima, rappresentano una anticipazione, il classicismo augusteo mise in ombra questa corrente stilistica. Dobbiamo dunque pensare, per capire, per memorizzare bene questa storia, che così come Pompeo, paladino della cultura ellenistica, perse la battaglia con Cesare, Pasiteles perse la battaglia con gli scultori di Rodi che operavano a Roma e che probabilmente con cui probabilmente si erano anche incontrati per le strade di Roma. Insomma, Atanodoro e i suoi due compagni scultori del Laocoonte dobbiamo metterli con i grandi sconfitti di quell'età, come Pompeo e Marco Antonio. E nell'Laocoonte dobbiamo riconoscere una linea perdente ma non assente che cercava di portare a Roma il grande linguaggio di Pergamo. Passiamo ora alla scoperta della statua. Avvenne a Roma nel gennaio del 1506, il 14 gennaio a quel che pare, ma una scoperta archivistica recente anticiperebbe la scoperta di 4 giorni al 10 gennaio di quell'anno. Secondo un'altra ricerca di archivio, il luogo preciso della scoperta sarebbe questo che vi sto mostrando, tutti citano per ricordare questa scoperta il vivace racconto di Francesco da San Gallo che dice così: «Io era di pochi anni la prima volta che io fui a Roma, che fu detto al Papa che in una vigna presso a Santa Maria Maggiore si erano trovate certe statue molto belle, e il Papa comandò a un palafreniere: va e di a Giuliano da San Gallo che subito là vadi a vedere». Quindi Francesco da San Gallo presenta il padre come la persona più fidata al Papa, cosa di cui ci sono mille ragioni per dubitare. E perché Michelangelo Buonarroti si trovava continuamente in casa, e quindi lui così fa scivolare il fatto che Michelangelo e suo padre erano, come dire, si frequentavano in continuazione. Mio padre volle che ancor lui andasse, cioè non è che è Michelangelo che vuole andare, è il papà di Francesco che dice: Michelangelo viene, e dice: vabbè, verrò. E così io in groppa a mio padre e andammo. E scesi dove erano le statue, e subito mio padre disse: quello è Laocoonte che fa menzione Plinio. Cioè, tutto il merito del papà. Io non credo che i miei figli mai mi riconoscerebbero qualsivoglia merito, nemmeno questo, nell'ipotesi che io avessi cose del genere, però erano altri tempi. Però non possiamo accontentarci di questo racconto scritto da Francesco da San Gallo 60 anni post factum. È lecito dubitare che sia stato davvero Giuliano da San Gallo. Occorreva una grande cultura classica, occorreva sapere Plinio a memoria per poter riconoscere questa cosa qui. Quindi è molto improbabile che questo racconto, che è il più citato, però ci sono, io qualche anno fa, nel 2000, ho pubblicato un piccolo libro su Laocoonte, di cui fa parte anche una raccolta delle fonti contemporanee fatta molto bene da Sonia Maffei, e da lì risultano svariate altre lettere molto più vicine all'evento, perché a pochi giorni di distanza dalla scoperta c'è già qualcuno che scrive cose di questo genere. Ve ne leggo solo una. Il 24 gennaio del 1506, 10 giorni dopo la scoperta, se la data è il 14 gennaio, Bonsignore Bonsignori, oscuro ecclesiastico fiorentino, così scrive: a questi giorni fu trovata una scultura antica bellissima di marmo, cosa più nobile che avessino i romani in quelli tempi, e di che fanno menzione Virgilio e Plinio. Virgilio non menziona la statua, racconta la storia. Cioè un Laocoonta con li figli e con li serpenti, tutto come pone Virgilio in secundo Eneados. E
qui vuol mostrare che è colto, e sebbene ho a mente, Plinio dice tal cosa essere nella casa di Severo, ovvero d'Antonino Pio. Plinio non dice questo, Plinio dice, ed è l'unica menzione del Laocoonte, della statua di Laocoonte in tutta la letteratura antica, Plinio dice che era nella statua in Domo Titi Imperatoris. Quindi questa citazione a me sembra molto più attendibile proprio perché è piena di sbagli, perché è una citazione fatta a memoria e quindi è chiaro che questo signore o qualcuno che era presente quando lui è andato lì, veramente ha cominciato hanno visto questa statua, questo dà un'idea di quanto fosse diffusa la cultura classica, la cultura antiquaria, letteraria, eccetera, al principio del Cinquecento, uno va lì, vede questa statua e dice, ma quello Virgilio, no, Plinio era nella casa di quell'imperatore, non nella casa di quell'altro, cioè si intravede qui un grande discorso, capiamo così come mai fino all'Ottocento si potesse rappresentare l'arrivo di Laocoonte in Vaticano come un trionfo della scultura, come questo oscuro quadro di un oscuro pittore ottocentesco che si trova a Trieste. Gli artisti italiani cominciarono a studiare assiduamente il Laocoonte. Il disegno che vedete in basso è il più antico, quello che vedete in alto è un disegno di Federico Zuccari che mostra, altri due fratelli artisti, che mostra il fratello Taddeo mentre disegna il Laocoonte quando era già nei palazzi apostolici. Lo aveva Giulio II che non sopportava di non essere ubbidito, non soffro opposizioni, dice Don Giovanni di Lorenzo da Ponte e di Mozart, ma Giulio II non soffriva opposizioni, soffriva opposizioni ancor meno. Giulio II impone che vada immediatamente nelle sue collezioni perché era troppo importante. Dunque, dalla Domus Titi Imperatoris alla dimora del Papa. Con un destino tanto nobile non potevano mancare a Laocoonte gli elogi, le descrizioni e i commenti di eruditi e poeti, e ce ne sono moltissime. Nella Biblioteca Vaticana c'è anche un manoscritto che raccoglie sonetti e poesie in italiano e in latino sul Laocoonte. La lettura dei contemporanei fu fatta in termini di espressione del pathos o di grammatica degli affetti. Il più famoso di quei poemi fu scritto in latino da Jacopo Sadoleto, il quale con questo lo dedica al Papa, di cui vedete un famoso ritratto di Raffaello, e si incentra sul tema del dolore. Io ve lo leggo non in latino, ma vi leggo, il poema è molto lungo, vi leggo due frasi in italiano. Che dire per primo, dice Sadoleto, del padre miserevole o dei figli, o delle furie dei serpenti, delle ferite e dei dolori veri nella pietra che sembra morire? Dalla muta immagine colpisce il petto una pietà mista al tremore. Gli occhi non sopportano questa morte feroce, questa fine crudele. Spinto dal morso del serpente, dilaniato, Laocoonte leva un gran gemito e affannosamente alza i suoi lamenti per i figli. Voi, grandi artisti, avete dato vita alla rigida pietra, scolpendovi figure vive, imprimendo vivi sensi nel marmo palpitante. In esso vediamo il movimento, l'ira, il dolore e quasi sentiamo i gemiti del padre e dei figli. Dunque un Laocoonte che grida, un Laocoonte che urla, un Laocoonte che geme, quello di Sadoleto. A queste letture in termini di forte espressività corrisponde la discussione e la ricerca, che cominciò subito nel 1506, sulla vera posizione del braccio destro del Laocoonte che mancava. A tutti è noto l'episodio, o forse aneddoto, narrato da Vasari, secondo cui Bramante avrebbe convinto il Papa a fare una specie di concorso per il restauro del braccio del Laocoonte. Questo concorso avrebbe avuto come giudice supremo Raffaello, non abbiamo documentazioni che ce lo confermino, ma neanche che lo smentiscano, e ci sarebbero stati svariati concorrenti, avrebbe vinto Jacopo Sansovino. Però, anche fuori dall'immediato entourage del Papa, molti artisti in Italia e fuori sperimentarono le varie ipotesi. Vi mostro qui due ipotesi estreme, l'ipotesi l'ipotesi che vedete a sinistra in questa meravigliosa terracotta del Maderno a San Pietroburgo è con il braccio destro drammaticamente levato in alto, e invece il disegno di Amico Aspertini che vedete alla vostra destra è con il braccio ripiegato sulla. Queste due varianti corrispondono alle due ipotesi. Laocoonte grida
ed è il braccio alzato, l'espressione più forte. Laoconte invece tiene dentro di sé il dolore, soffre, ma tiene dentro di sé il dolore, ed è l'altra ipotesi. Di fatto, dal 1525 in poi, la statua fu restaurata secondo la prima e più drammatica ipotesi, e ne vedete l'aspetto nella immagine di centro che avete qui, mentre il Laocoonte di bronzo, che vedete a sinistra, che è una fusione diretta dal primaticcio per il castello regale di Fontainebleau, dove ancora si trova, invece rappresenta il Laocoonte come fu scoperto, cioè senza il braccio destro e con altre lacune dei figli. Invece, poi nel 1906, misteriosamente coincidendo con sospetta cronologia con il quinto centenario della scoperta, fu ritrovato il braccio destro del Laocoonte e fu ricollocato. Quindi se voi andate adesso ai Musei Vaticani lo vedete come ora sulla destra. Queste tre opzioni che vi faccio vedere si trovano anche nei bronzetti in piccolo formato, quindi ho raccolti alcuni che avevo esposto tutti insieme in una mostra a Venezia che ho curato 2 anni fa. Sono una mostra sulla riproduzione in piccolo della scultura antica. Dunque abbiamo l'opzione 0 del non restauro, nel caso della figura in alto a sinistra, e poi le opzioni invece del braccio più o meno alzato o del braccio ripiegato. Anche un altro filone delle ricerche artistiche si innesca in Italia e si sviluppa poi in Europa, ed è quello che potremmo chiamare Laocoonte diverso dall'antico. Già nel 1513, come vedete sullo schermo, a Varallo, Gaudenzio Ferrari rappresenta un Gesù davanti a Pilato e nella lunetta inventa un suo Laocoonte, molto diverso da quello antico, dando al mito un doppio significato. Da un lato esso colloca la passione del Cristo nell'antichità pagana, dall'altro accosta il pathos di Laocoonte al pathos di Cristo. Tutt'altro carattere ha il sorprendente Laocoonte scoperto pochi anni fa in Palazzo Leopardi a Roma. È stato scoperto da Alessandro Zuccari, un Laocoonte che sembra giocare su una spiaggia, in uno stabilimento balneare, un Laocoonte acquatico, fra giunchi, ninfe, tritoni, barche, che del 1520 circa. Non è molto ben spiegato questa cosa, però si vede già qui come il gruppo viene disgregato e Laocoonte dispone a fianco dei suoi figli. Ci sono poi altri Laocoonti disgregati. Vi faccio vedere un bronzetto del Bargello, sulla destra c'è questo affresco di Sabbioneta, e poi infine in basso un'incisione del Fontana molto importante, perché è stato dimostrato da poco che era nella biblioteca di Domenico Teotocopoulos, cioè El Greco, e contribuisce a spiegare il meraviglioso quadro del Greco che è a Washington National Gallery. E che era nella bottega, anzi nella casa di El Greco quando morì nel 1614, dove si vedono oltre alle figure di Laocoonte e dei figli, queste due misteriose figure sulla destra che non sono state mai interpretate, e sullo sfondo una città col cavallo fuori, città che dovrebbe essere Troia ma in realtà è naturalmente Toledo. Quindi è una attualizzazione del Laocoonte molto interessante. Non solo in Italia, dunque, si tendeva a rimaneggiare la narrazione della storia di Laocoonte, mantenendone la temperatura espressiva, pur alterandone lo schema iconografico. Di questo genere è infatti anche il monumentale Laocoonte bronzeo di De Vries, scolpito nel 1625 per un palazzo di Praga e poi trasportato a Stoccolma come bottino di guerra durante la guerra dei Trent'anni. Anche in questo caso è un Laocoonte diverso dall'antico, e Laocoonte viene disgregato e ricomposto diversamente. Dagli sparsi elementi del Cinquecento alle accademie di primo Ottocento noi vediamo ancora la stessa storia. Vedete qui che anche nell'Ottocento nelle accademie venne di moda lanciare concorsi per un Laocoonte diverso dall'antico. A questa temperie ce ne sono veramente decine. Uno di questi è quello di Nollekens sulla destra in terracotta, l'altro è quello di Hayez
a Brera, che fu proprio una prova di Francesco Hayez nell'Accademia di Brera. Questo di Hayez, fra le altre cose, somiglia molto a un affresco pompeiano con la storia di Laocoonte. In un seminario che avevo fatto in normale su questi temi molti anni fa, un mio allievo, Giovanni Agosti, che ora è professore a Milano, immaginò, senza poterlo definitivamente provare, ma è molto probabile, che Hayez avesse visto il Laocoonte pompeiano appena scoperto in un soggiorno napoletano un anno prima di dipingere questo quadro, cosa che è probabile, ma non certo. Vediamo ora qui sullo schermo una placchetta del Moderno e una scultura di Cristoforo Solari, che mostrano una radicale assimilazione e appropriazione di questo prodigioso serbatoio di pathos. Qui Cristo è Laocoonte, o per meglio dire Laocoonte si trasforma in Cristo, in ambo i casi è Cristo che è rappresentato secondo lo schema di Laocoonte. Laocoonte presta a Cristo i suoi gesti, i suoi dolori e iscrive la rappresentazione dei dolori del Cristo nel più alto registro stilistico. In ambo i casi la posizione del braccio rende evidente che l'artista, i due artisti diversi, avevano intuito correttamente quale era il giusto restauro del braccio mancante del Laocoonte. Dunque, dal mito pagano si trasferisce alla religione, alla rappresentazione cristiana, ma non solo, perché può tornare ancora indietro al mito pagano, come in questo Marsia di Copenaghen, di Peter Xaveri del 1650 circa, dove si vede chiaramente la traccia del Laocoonte in questo Marsia che sta per essere scorticato, lo scita inginocchiato ai suoi piedi, non so se lo vedete, ha un coltello fra i denti e col coltello lo scuoierà fra poco. Naturalmente sarebbe molto facile moltiplicare esempi di una tale fusione, di una fusione dei dolori del Laocoonte con la passione di Cristo, in particolare a Roma, ma io voglio offrirvi qualcosa di meno ovvio andando invece a Venezia, la coronazione di spine di Tiziano al Louvre, dove la memoria della scultura antica anima dall'interno il pathos del Cristo Redentore. E come vedete in alto, nel quadro di Tiziano, nella lunetta c'è un busto di Tiberio, quasi a collocare nell'antichità la scena del tormento di Cristo, con ciò giustificando anche il prestito dal Laocoonte. Anziché commentarlo con troppe parole, preferisco leggervi due righe o tre dall'estetica di Hegel, dove tre secoli dopo il soffrire immane del Cristo è paragonato a quello di Laocoonte. Leggo da Hegel: è Dio che soffre in quanto è uomo, in quanto chiuso entro limiti determinati. Fu questa una creazione del tutto originale dei maestri italiani. Il dolore di Cristo non è, come in Laocoonte, una contorsione di muscoli che potrebbe indicare un grido, ma negli occhi e nella fronte vi sono tempeste di sofferenza dell'anima, onde che si accavallano nel volto. Quindi questo confronto mostra un discorso di lungo periodo e mostra anche quanto il Laocoonte potesse ispirare una discussione sul fatto se la statua, se il personaggio rappresentato stia gridando o non stia gridando. E possiamo vedere che anche in altre statue, in altri quadri di Tiziano, come in questo quadro del Prado, l'impronta del Laocoonte ci sia ancora. Naturalmente noi sappiamo che Tiziano fu a Roma nel 1545 e certamente questo quadro può essere stato ispirato direttamente dalla visione che lui certamente ebbe del Laocoonte, però a quell'altezza cronologica i disegni e le stampe circolavano molto spesso. Questa ricerca che trasferiva il volto di Laocoonte a personaggi della storia sacra non è limitata agli italiani. Vi mostro un esempio danese nella cappella di Helsingør, quella di Amleto, eccetera, eccetera, il Pater Dolorosus, questa volta è Abramo, sul punto di sacrificare il figlio. Sarà un artista danese, sarà un artista tedesco, certamente in qualche modo qualche traccia del Laocoonte gli è arrivato.
È facile capire come è arrivato a El Greco attraverso che è vissuto a lungo in Italia, che è stato a Roma, eccetera. È meno facile capirlo in Danimarca, ma insomma, in una mappa impossibile delle mille derivazioni dell'Aoconte, dovrebbe essere presente anche il San Sebastiano di Palencia, che vi faccio vedere, come l'Abramo che vi ho fatto vedere di Helsingør. La fortuna dell'Aoconte si muove dunque fra due poli. A un estremo l'impulso a raccontare questo episodio antico con un Laoconte diverso dall'antico, cioè mettersi in gara con l'antichità. Dall'altro lato la tendenza a reimpiegare invece il volto, il corpo, i gesti dell'Aoconte, rendendoli ancora riconoscibili per altre storie, a cominciare da quella di Cristo o di martiri cristiani come San Sebastiano o di personaggi dell'Antico Testamento come Abramo. Tutte queste immagini hanno però un presupposto comune: la lettura del gruppo Vaticano secondo una sorta di grammatica delle passioni, dei sentimenti, dei dolori, di una intensità espressiva in cui il volto dell'Aoconte sembra, proprio perché viene da una statua antica molto famosa che è nella casa di un imperatore antico e che è nella casa del Papa, ha una capacità espressiva particolarmente condensata. Quali erano dunque questi elementi linguistici che la scultura antica offriva agli artisti? I suoi osservatori più accorti si accorsero molto presto che gli antichi maestri di Rodi avevano rappresentato un ampio ventaglio di passioni, non sempre lo stesso pathos, ma tre pathe diversi, onde suscitare nell'osservatore diverse emozioni. Ulisse Aldrovandi, nelle statue di Roma, a metà del Cinquecento, dice: di queste tre statue l'una sta in atto di dolersi, l'altra di morire, la terza di aver compassione. Quindi attribuisce tre diversi sentimenti. In realtà Aldrovandi non faceva che citare indirettamente, senza dirlo, come avevano la pessima abitudine di citare senza riconoscere il loro debito. C'è qualcuno che ce l'ha anche oggi, questa pessima abitudine, non faceva che citare, senza dirlo, Pietro Aretino, il quale così aveva scritto: ecco i due serpenti che nell'assalir tre persone riducono nel suo verisimile la paura, il dolore e la morte. Il fanciullo annodato dal busto e dalle code teme, il vecchio morso dai denti duolsi, il bambino punto dal veleno muore. Onde merita più lode per aver saputo esprimere le passioni di cotali effetti, dando il primo moto al timore, il secondo al patire e il terzo al morire. Forse il più bel passo sull'Aoconte è scritto nel Cinquecento. Come ha scritto Sonia Maffei in quel libro che vi ho citato, Pietro Aretino sembra aver compreso meglio di ogni altro il valore esemplare dell'Aoconte e lo richiama infatti spesso nei suoi scritti in contesti assai vari. Ve ne ricordo alcuni, non tutti perché sono davvero tanti. Nella vita di Santa Caterina Vergine, perché Pietro Aretino scriveva anche vite di santi, la vita di Santa Caterina, rievocando il martirio della santa al tempo dell'imperatore Massenzio, l'Aretino parla di cristiani torturati gettandoli in una fossa piena di serpenti, talché si vide gli aspidi intenti a divorare le carni cristiane e in che modo le crude bisce avessero conciato le costanti membra dei martiri. Laoconte, sculto dalla mandotta dello stile antico, sente più dolore essendo sasso che non sentivano essi, che erano di carne, perché essi erano sì astratti nella certezza del premio che dovevano conseguire da Dio, che non si accorgevano del duolo. Non si accorgevano del dolore, quindi il dolore di Laoconte era più forte, il dolore della statua. Ma l'Aretino cita Laoconte anche in altri contesti. Per esempio, comparando a Laoconte i dolori di un vecchio in preda alla podagra. O in un altro contesto, i dolori di un povero che ha fame, che muore di fame. Però il testo più singolare, anzi dissacrante, imbarazzante da essere citato, ma io ve lo citerò superando l'imbarazzo e saltando sulle parti più imbarazzanti, ma voi ve le immaginerete, è il ragionamento della Nanna e della Antonia, cioè due prostitute, che raccontano scene di erotismo assai spinto che avvengono in un convento. Un frate, con il titolo di generale, di quale ordine non viene detto, si abbandona a un rapporto sessuale
particolarmente disinibito, simultaneamente con una suora e con un fraticello, con un giovane novizio. Menatosi e dimenatosi mezza ora, disse il generale: facciamo tutti insieme, e tu, stupidone mio, baciami, e così tu, colomba mia. E tenendo una mano nella scatola dell'angeletta e con l'altra facendo festa alle mele dell'angelone, non commento, baciando ora lui e ora lei, facea quel viso arcigno che a bel vedere fa quella figura di marmo ai serpi che l'assassinano in mezzo dei suoi figli, Laoconte. E faceva uno stralunare d'occhi, un alitare, un menare, un dibattere, che le banche, le casse, la lettiera, gli scanni e le scodelle se ne risentivano come le case per i terremoti. Dunque, il medesimo aretino, il quale riesce a capire meglio di tutti il pathos della Laoconte, ne fa anche questo uso particolarmente irriverente. Ora, una studiosa tedesca che si chiama Wojciechowski commenta così: in questa fantasia che incorpora il Laoconte, Pietro Aretino ha immaginato quello che i suoi contemporanei non percepirono consciamente, o forse scelsero di non mettere per iscritto, le qualità erotiche e sensuali della celebre scultura e in particolare fantasie di penetrazione e di piacere trasgressivo. Questo potenziale erotico del Laoconte, su cui si potrebbe fare una conferenza molto più lunga di questa, sarà reso esplicito in particolare da Füssli nei due disegni famosi che vi faccio vedere, in cui una giovane donna davanti alla statua sembra reagire eccitata alla nudità del corpo maschile. La dama ha un'alta acconciatura, un abito elegante e si arresta con questi pugni stretti davanti al Laoconte. Sembra quasi che Laoconte venga torturato, come ha scritto uno studioso, per soddisfare il gusto sadico della donna. Questo studioso giocava sulla contemporaneità cronologica, ma non c'è nessun rapporto fra Füssli e Saad. Secondo alcuni, fu proprio la nudità di Laoconte che spiega il fatto che Adriano VI, il papa olandese, che regnò poco più di un anno, nel 1522, l'ultimo papa straniero prima di Wojtyła, era invece, a lui il Laoconte non piaceva proprio, e se avesse regnato di più forse se lo sarebbe venduto, l'avrebbe regalato, e comunque non voleva che gli ambasciatori lo vedessero, cosa molto ben testimoniata, proprio perché la statua era, secondo lui, scandalosa. La condannò la statua, scrive Paolo Giovio, come prodotta da gente empia. In anni non lontani da questi, nel 1546, un altro papa, Paolo III Farnese, fu l'oggetto di dileggio della propaganda protestante nella medaglia che vedete qui in basso, in cui Laoconte cavalca un serpente, ne è avvinghiato, la tiara papale è usata come il luogo in cui altre figure stanno defecando, e la statua che il Papa esibiva con orgoglio diventa uno strumento della propaganda protestante antipapale. Numerosissime sono le parodie del Laoconte. Vi mostro quella a destra sullo schermo, che risale a un disegno del Rosso Fiorentino inciso da Gian Giacomo Caraglio. L'ha studiata molto accuratamente Heike Schmidt, quello che ora dirige gli Uffizi. La magrezza del corpo, il furore dell'urlo che rompe dalla bocca, il teschio sorretto dalla mano sinistra, il drago su cui la figura è seduta, sono altrettanti capovolgimenti voluti della misura classica della statua vaticana. Secondo Heike Schmidt si tratta di una personificazione del furore. Molto più famosa è quello, il Laoconte scimmiesco, diciamo, quello che voi vedete che risulta derivata da un disegno perduto di Tiziano, ed è chiaramente un'ulteriore testimonianza che Tiziano conosceva il Laoconte molto bene. Non si sa bene il significato, secondo alcuni sarebbe un'allusione polemica ad Andrea Vesalio, il grande medico che voleva superare le conoscenze anatomiche di Galeno, secondo altri sarebbe invece un'allusione all'arte presentata come scimmia della natura. Le parodie del Laoconte si contano a centinaia. Ci sono due o tre persone, uno dei quali sono io, che fanno collezione di parodie del Laoconte. Io ne ho qualcosa come 200, se ne avete qualcuna mandatemela, e sono una spia importante della sua popolarità. Infatti, perché sia possibile
rappresentare scene come queste bisogna presupporre che chi le vede riconosca il Laocoonte, altrimenti non ha il minimo senso. In particolare questo è vero delle parodie di contenuto politico, una lunga storia che arriva fino al presente e che comincia però in Francia con questa incisione anonima a sinistra, dove il Laocoonte allude alle trame ministeriali, la litografia di Daumier al centro del 1868, e si illustra la situazione politica del Regno Unito trasformando Laocoonte in Britannia diraniata da tre serpenti, la questione romana, il fenianismo e la questione orientale. A destra abbiamo invece Le Sifflet 1877, in cui la Francia della Terza Repubblica e il Laocoonte moderno tormentato dagli sfruttatori. Non vi ho portato un'altra di queste parodie molto interessante che vi posso solo descrivere, Nixon coi nastri del Watergate, che come Laocoonte che si agita tutto circondato da questi. Vi mostro però un Laocoonte con i reumatismi, qui a sinistra, per una propaganda in una rivista medica tedesca a destra, e il cittadino tormentato dalle tasse a sinistra. Sono due modi scherzosi di usare la fama del Laocoonte. Questa memoria culturale europea, ossessionata dall'impulso ad analizzare lo spettro espressivo dei dolori del Laocoonte, comportò un dialogo fitto fra le arti figurative, riflessioni filosofiche, esperimenti medici. Come ho già detto, appartengono a questa storia anche le due versioni del restauro del braccio destro del Laocoonte, teso verso l'alto in una specie di enfatico urlo gestuale, o invece ripiegato in un'espressione più contenuta dei sentimenti. Vi cito qui ora una ricerca medica e fisiologica condotta nel 1856 da un neurologo francese, Duchenne de Boulogne, con l'ausilio della fotografia. Questo neurologo scelse il volto del Laocoonte come pietra di paragone per i suoi studi sui movimenti dei muscoli facciali, in un modo che non credo che la moderna ricerca medica, almeno spero che la moderna ricerca medica non approverebbe. Questo antico medico, a metà dell'Ottocento, prendeva i suoi pazienti di un ospedale psichiatrico, li tormentava con delle scariche elettriche fotografandoli e poi paragonava l'agitarsi dei loro muscoli con quelli del Laocoonte. Quindi voi vedete a sinistra il Laocoonte antico, nel mezzo questo povero vittima che viene tormentata dal medico, e a destra il risultato, il Laocoonte corretto, il Laocoonte, diciamo così, physiologically correct, fisiologicamente corretto, elaborato da Duchenne de Boulogne. Questo esperimento non avrebbe avuto luogo, io credo, senza l'accesa discussione che si era svolta nel Settecento in tutta Europa, ma specialmente in Germania, su un tema che può ben riassumere il destino del Laocoonte fra narrazione e forma, fra pathos e icona. Si chiesero allora persone come Winckelmann, Goethe, Lessing, Schopenhauer, ma il Laocoonte sta urlando o no? Grida o non grida? Grida oppure trattiene la voce ed esprime lo spasimo solo mediante il corpo? Su questo tema c'è una letteratura vastissima, fra cui due o tre articoli in particolare di studiosi tedeschi, ma anche di un italiano, Federico Vercellone, che insegna estetica a Torino. Una risposta a questa domanda ormai antica viene da un'immagine quasi altrettanto famosa del Laocoonte, l'urlo di Munch. Mostro qui la sua redazione più antica, che è del 1893. Secondo uno studioso norvegese, Bjerke, cito: «Sia per Winckelmann che per Lessing, quello del Laocoonte è un urlo, ma un urlo trattenuto. Secondo Winckelmann, perché urlare sarebbe al di sotto della sua dignità. Secondo Lessing, perché la sua rappresentazione andrebbe oltre l'ambito delle arti visive». La risposta di Munch e di altri suoi contemporanei è una risposta estetica. Quello che si era ritenuto non bello, per lui contiene di fatto la quintessenza della bellezza, la vita stessa nei suoi vari stadi, l'urlo vero e proprio nelle sue varie fasi. Insomma, secondo questa interpretazione che altri studiosi norvegesi, ma non solo, hanno approfondito, l'urlo di Edvard Munch sarebbe una reazione al Laocoonte del primo secolo a.C. o, se vogliamo, una sorta di anti-Laocoonte del tardo Ottocento.
E gli italiani? Gli italiani sono un po' meno creativi, perché in questo caso, come vedete, il Laocoonte è molto riconoscibile. Però la presenza del Laocoonte nell'arte italiana continua e ci sono numerosissimi casi di questo tipo. Ma per parlare del Laocoonte oggi vorrei cominciare con questo Laocoonte esploso. A Cornell, dove c'era una vasta, a Cornell University, dove c'era una grande raccolta di calchi in gesso, come un po' dappertutto in America, ma non solo, questi calchi in gesso sono stati buttati via o distrutti. Recentemente gli archeologi e gli storici dell'arte del luogo hanno frugato nei magazzini e hanno trovato un Laocoonte già fatto in pezzi e lo hanno ripresentato così. Allora, questo Laocoonte esploso ci induca a fare quest'ultima domanda finale con cui finirò. In che misura è utilizzabile ancora oggi la formula espressiva del Laocoonte in Italia, ma anche molto lontano, in Cina, in Giappone? Come l'abbiamo noi e gli altri trasformata nel tempo? Quanto è ancora riconoscibile o è veramente così esploso in questo modo? Nell'arte dei tempi a noi più vicini, il rimando al Laocoonte si muove, come vi ho già detto, fra la citazione letterale e la reinvenzione radicale. Vi mostro per esempio questo disegno fatto a penna biro da Alberto Giacometti, un esercizio che, in sintonia con il suo stile abituale che ben conosciamo, prosciuga ed esalta la potenza patetica della statua antica, accrescendo la forza dinamica delle sue linee. Al suo fianco vi mostro questa recente scultura di Patrick Alò, che credo sia italiano, che è fatta come un Laocoonte fatto di pezzi di macchina, come se fosse un Laocoonte quasi che fosse una macchina, con una implicita poetica dell'objet trouvé, dell'oggetto trovato. Quello che ha lavorato di più in questo senso è uno scultore scozzese che ha nome e cognome italiano, ma che è considerato a tutti gli aspetti, da tutti gli effetti scozzese, tant'è vero che persino Sir Edoardo Paolozzi, che è morto qualche anno fa, che si è occupato del Laocoonte più volte. Vi mostro tre esempi che mostrano il trapasso della citazione del Laocoonte alla metamorfosi. Nel primo, a sinistra, il Laocoonte lo vediamo comparire dietro il parabrezza, come se la macchina lo stesse per investire, una specie di mise en abîme che rivela il precario equilibrio fra presenza e assenza dell'antico nel mondo contemporaneo. Nella litografia centrale, non so quanto la vediate con questa luce, in ogni caso è intitolato al Duomo di Colonia e all'interno si vede un bombardiere americano, si vedono macchine di varia natura e anche il Laocoonte, frammenti dell'esperienza del passato che Paolozzi ha ridefinito per il presente come oggetti di un museo ideale. Infine, il terzo Laocoonte. Sappiamo che Laocoonte perché lo dice il titolo, altrimenti non ce ne accorgeremo mai. Il titolo è verso il nuovo Laocoonte, che allude a un celebre saggio di Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, che è del 1940, che influenzò l'espressionismo astratto, insistendo sull'idea, un saggio molto famoso, in particolare nei paesi di lingua inglese, dove Greenberg, che ha in quei paesi una fama paragonabile a quella che so io di Croce nella nostra cultura di quegli anni, Greenberg insisteva sull'idea che l'arte contemporanea può prescindere da ogni tradizione letteraria. Al contrario, il Laocoonte di alluminio di Paolozzi è un assemblage di objets trouvés in una fabbrica abbandonata che rimanda all'equivalenza di parola e scultura e rilancia e legittima il paragone delle arti. A questo discorso si rifà invece a Greenberg e a Paolozzi una mostra di 10 anni fa a Londra, proprio che si chiama, come vedete dal titolo della copertina del catalogo di questa mostra che vedete qui a sinistra, si rifà proprio a Greenberg, e che era una mostra di svariate rielaborazioni del Laocoonte nell'arte antica, anche quella di destra, che è una specie di quasi percorso intestinale, direi quasi, del Laocoonte, vuole rappresentare la sofferenza, il dolore, le viscere di un'anatomia del pathos a metà strada fra l'uomo e la macchina. Ma cosa succede del Laocoonte sulla scena globale del nostro mondo, intriso ancora di cultura classica, che però non vuole ammetterlo?
Vi mostro tre esempi molto recenti. Il primo, in linea con numerosi esempi precedenti, il primo credo che venga dal Movimento 5 Stelle ed è il cittadino, nella fattispecie italiano, tormentato dalle tasse. Quello di centro, invece, è cinese, sembra rivelare una totale incomprensione del racconto del Laocoonte, se questo artista cinese se la ride mentre mima il Laocoonte con i suoi figli. E noi possiamo dire che i cinesi sono talmente lontani che non capiscono la storia di Laocoonte, ma più lontani ancora sembrano essere gli italiani, visto che in questa réclame Moncler sulla destra il Laocoonte viene usato sostanzialmente come appendiabiti per una giacca a vento. Qui del Laocoonte non importa né il mito o né la forma, ma solo il riferimento a qualcosa di noto che possa servire come appendiabiti. Il Laocoonte di questo manga giapponese, che si chiama Terme Rome e che è fatto con in latino super maccheronico e che è rappresentato insieme con altre statue antiche, ci dà la chiave di un mondo di schemi vuoti che restano nella nostra memoria culturale come fossili o relitti in un gioco postmoderno, in un gioco combinatorio postmoderno. Ma non è sempre così. E vorrei finire con un esempio invece significativo e italiano, anzi sardo. Un mural su una casa di campagna presso Orgosolo in Sardegna, che ha varie fasi. Sappiamo che fu dipinto da Francesco del Casino, che non è sardo, perché credo che sia toscano, vive a Siena, con i ragazzi della scuola media locale, e ha varie fasi. Inizialmente quella che voi vedete qui. C'è una specie di Laocoonte avvolto nelle spine di un serpente su cui c'è scritto capitalismo. Vicino, intorno, c'è una scritta che all'origine era «Viva il governo delle astensioni, che ci dà lavoro, giustizia e libertà». È il terzo governo Andreotti, il governo delle astensioni, qualcosa che somiglia alle larghe intese a noi oggi più familiari, un governo di soli DC con l'appoggio esterno del PC e di altri partiti. Questo nel 1978. Qualche anno dopo già il governo delle astensioni, nessuno sapeva più cos'era. E allora lo aggiornano e c'è una data, 1985, che è fra le gambe della figura, e ci scrivono «Viva il governo pentapartito che ci dà lavoro, giustizia e libertà». Sulla sinistra voi vedete, credo che la vediate intorno a quelle finestre, vedete una lunga poesia che vi leggo. «Non abbiamo dubbi ora. Ridurrete le nostre braccia a manovelle d'acciaio, farete battere le nostre tempie elettronicamente, con ritmi di produzione distruggerete tutti i nostri muscoli, ma noi siamo della pazienza del grano, siamo della fede che sposta le montagne. Il giorno nuovo, compagni, la terra si alzerà tra gli altiforni con le pietre dei nostri corpi». Ho molto faticato a trovare l'autore, perché qui non sono firmati questi versi. Ho molto faticato, una storia che sarebbe divertente da raccontare di per sé, ma non lo farò per non farvi perdere tempo. Alla fine ho trovato chi è l'autore. L'autore è un poeta operaio della fabbrica Montedison di Porto Marghera, quando l'hanno chiusa. Si chiama Ferruccio, si chiamava, ma si chiama ancora perché è vivo, Ferruccio Brugnaro. E la sua raccolta di poesie, Vogliono cacciarci sotto, fu stampata nel 1975. Dunque un Laocoonte operaio, un Laocoonte che protesta contro, e che naturalmente questi non sapevano assolutamente nulla del Laocoonte macchina di Edoardo Paolozzi fatto a Edimburgo, non avevano nessuna idea, però c'è qui un'affinità molto interessante. Nel 1993, qui vedete un particolare, forse qui si legge la data 1985 fra le gambe, nel 1993 il dipinto murale fu aggiornato e dipinsero un secondo Laocoonte lì a fianco, stavolta più riconoscibile, aggiungendo nella parte libera del muro, Laocoonte rappresenta ancora una volta la classe operaia e sulle spine del serpente c'è scritto speculazione finanziaria. Dunque, attraverso due versioni del Laocoonte e versi di un poeta operaio, questi murales offrono uno spaccato della storia recente dell'Italia. Aggiorniamolo con alcune considerazioni. Primo, il figlio di questo poeta operaio è l'attuale sindaco di Venezia, di centrodestra. Questo non faccio altri commenti.
questa è la prima cosa. Seconda cosa, nonostante io avessi scritto su questi murales un articolo sul Sole 24 Ore con tutte le fotografie dicendo, perché mi avevano detto, io non l'ho mai visto di persona, mi avevano detto che stava crollando, è crollato, non c'è più, e però ne hanno fatto un altro nel febbraio di quest'anno. Hanno fatto un ulteriore Laocoonte dove c'è scritto, non lo leggo bene, ma insomma c'è. Come c'è scritto? Globalizzazione. Quindi, come vedete, qui c'è una sequenza di Laocoonti e un Laocoonte che sta ancora lavorando per noi. Sta ancora lavorando per noi, ci sta spiegando come va il mondo, la chiusura di Marghera, la speculazione finanziaria, il governo pentapartito, questo e quell'altro, e infine la globalizzazione. Allora poniamoci per chiudere questo problema. Come mai fra le statue di arte greca e romana il Laocoonte è oggi praticamente l'unica che opera così da vicino? Naturalmente possiamo dire anche che i bronzi di Riace sono usati per fare propaganda al turismo in Calabria, ma è davvero tutta un'altra cosa. Nessuno verrebbe in mente di far dire ai bronzi di Riace votate per il partito tale piuttosto che per il tal altro, o il referendum, votate sì o votate no. Il Laocoonte invece è possibile un Laocoonte operaio. Perché? Io direi che è perché la forza iconica di questa immagine, come fissata dagli antichi maestri di Rodi, tutto sommato conserva intera la sua carica espressiva. Rappresenta in grado estremo, quasi intollerabile, il pathos del dolore virile e non ha rivali in tutta l'arte classica, ma neanche nell'arte post-classica. Perché l'interazione energetica fra padre e figli, uomini e serpenti, le libertà dell'individuo e il volere degli dèi, la rendono adatta a incarnare ancora oggi, in modo eloquente, dei temi di grande attualità. Dal 40 avanti Cristo al febbraio 2017, per fortuna, c'è ancora un filo. Grazie. Sono previste domande, non lo so. Se mi fate domande, io sono disponibilissimo. Non so qual è il rituale. Chi me lo dice? Domande, commenti? Allora facciamo il coffee break. Un coffee break non si dice mai di no. Mentre alcuni di voi erano fuori e io ero rientrato, ho cominciato a discutere di qualche domanda con alcuni singolarmente, però mi pare di aver capito che questo sarebbe il momento di qualche domanda da discutere più collegialmente. Quindi se avete domande fatele, anche quelle di... Sì, prego. C'è una... Esiste una specie di caso Laocoonte, nel senso specie di caso di specificità del caso Laocoonte rispetto agli altri esempi di icone antiche che poi hanno germinato opere successive. Mi riferisco al Cenacolo o alla Venere di Botticelli o a Primavera, Mona Lisa ovviamente, la Gioconda, insomma, che poi sono casi che hanno dato nei secoli fino ad oggi continuamente opere nuove. Anche la mostra del Vittorio and Albert di Botticelli rimmaginato, lo stesso Ercole Farnese della mostra che ha curato lei a Fondazione Prada, insomma tante icone antiche che poi hanno continuato nel tempo a germinare. Se c'è rispetto a questi una specificità del caso Laocoonte? Ma dunque, io la direi così, io direi che per un verso questo rilanciare l'immagine della Laocoonte in mille maniere somiglia ai casi che si sono fatti, come che so io la Gioconda. In un altro senso, invece, il caso della Laocoonte è specifico perché si presta di più
a un uso di tipo più non soltanto estetico. Nella maggior parte degli altri casi l'uso è prevalentemente estetico, direi. Mentre nel caso dell'Oconte l'uso è non soltanto estetico ma anche di natura emozionale, politica. Però mentre lo dico mi viene già in mente qualcosa che mi smentisce, perché per esempio mi è venuto in mente che la Gioconda, che certamente è usata per un uso normalmente estetico eccetera eccetera, c'è un racconto di Ray Bradbury, quello che ha fatto Fahrenheit 451, in cui si vede in cui lui dice, descrive una scena dell'anno, mettiamo 2390, un anno inventato così del futuro, in cui tutti sputano sulla Gioconda perché c'è appena stata una guerra nucleare e la Gioconda rappresenta l'intera civiltà occidentale che ha portato la miseria, la povertà, la morte. Quindi anche la Gioconda, anche della Gioconda si può fare un uso politico. Certo, il Laocoonte è nella Conte è più frequente questo uso politico. Quanto alla parodia, direi che la Conte batte tutti fra le sculture antiche, forse la Venere di Milo qualche volta rivaleggia, però certamente non per ragioni politiche, ma per ragioni di altra natura, fra le opere di arte greca e romana, mentre invece forse rispetto alla Gioconda non saprei chi vince, ecco, io non glielo so dire, però credo che la distinzione sostanziale, la linea di distinzione dovrebbe essere questa. Credo che nella Conte sia statisticamente più probabile, oltre alla radice estetica di questa fortuna, anche una radice di natura espressiva da un lato e politica dall'altro. Io direi così, ma non sono sicurissimo. Altre domande? Approfitto, una domanda da non addetti ai lavori. Ha citato più volte il termine barocco in riferimento al Laocoonte. Allora, appunto, mi spiace se la domanda è eccessivamente semplice, mi chiedevo quali sono gli elementi sostanziali di distinzione dal barocco che conosciamo relativo a un periodo specifico e questa statua antica, nonostante effettivamente... No, dunque, la parola, il termine barocco naturalmente è un termine altamente convenzionale che ha tutta una sua storia e anche l'applicazione. Durante quello che noi chiamiamo barocco, loro facevano scultura barocca senza saperlo, cioè non la chiamavano barocca, siamo noi che l'abbiamo chiamata barocca molto tempo dopo. Quindi è come si chiama, Monsieur Jourdain, che faceva qui faisait de la prose sans le savoir, parlava in prosa senza saperlo. Ecco, quindi è una definizione convenzionale che si applica all'origine con una connotazione più negativa che altro, si applica all'origine all'arte, diciamo, del Seicento italiano ed europeo, o del tardissimo Cinquecento, o in alcuni paesi anche del Settecento. Per analogia, questo termine è stato applicato anche all'arte antica, per definire quelle province dell'arte antica, e intendo in senso sia cronologico sia geografico, in particolare Pergamo, dove l'arte somiglia a questa espressione molto vivace, capigliature molto mosse, figure molto agitate, eccetera, eccetera, che somiglia a delle espressioni del barocco. Però, voglio dire, io tutte le volte che ho usato la parola barocco in questa lezione che avete ascoltato, avrei dovuto gesticolare facendo così o cose simili, perché ovviamente se l'uso della parola barocco è già discutibile per quello che riguarda il 600, per l'arte antica è soltanto un'applicazione tutto sommato impropria di quello che dell'uso per l'arte più recente, è invalso nell'uso, io mi sono attenuto a questa, ma non vorrei dare
significato eccessivo a questa cosa. Credo che delle immagini che vi ho mostrato, quella in cui si vedevano le sculture diciamo classicistiche tipo Pasitele e i suoi allievi accostate a Laocoonte faccia ben capire che c'è uno stile più sobrio, più asciutto da un lato e uno stile più mosso, più vivace, più espressivo dall'altro. Credo questo vorrei vi restasse nella mente piuttosto che la parola barocco. C'è ancora qualche spunto? Prego. La mia più che una domanda è una considerazione che poi lei se vuole può commentare. Mi ha colpito molto questo discorso che lei ha fatto l'escursus dalla sua ritrovamento ad oggi, nel senso che questa espressività, questo pathos del Laocoonte, che di fatto rappresenta un urlo, che sia liberato, che sia trattenuto, alla fine a me mi sembra un urlo di dolore, e che forse la sua forza, cioè della sua attualità, è dovuta proprio a questo. C'è questo urlo di dolore che non è che attraversa tutta la storia umana, cioè riguarda tutti noi, e che quindi in quanto tale, più o meno sbeffeggiato, ma alla fine ce l'abbiamo ognuno di noi. Quindi... Ma io credo che lei abbia colto bene quello che volevo dire concludendo su questi murales di Orgosolo. Se a Orgosolo hanno aggiornato, vediamo quante volte l'hanno aggiornato, 1978, una poesia del 75, in cui però la poesia di Laocoonte non si parla, 1978, 85, 93 e poi ora, 2000, quattro volte l'hanno aggiornato, forse addirittura c'è una fase intermedia che non mi ricordo, quattro o cinque volte, e sempre insistendo su Laocoonte senza che nessuno gli avesse detto, cioè non è che qualcuno li ha pagati, io gli ho detto fatemi quella cosa così poi faccio una lezione alla scuola normale in cui ne parlo io. Cioè voglio dire, se questo è proprio perché il Laocoonte si presta molto più di altre statue antiche a incarnare dei sentimenti nel fondo di noi. Naturalmente l'elemento interessante è che questa cosa siamo ancora in grado di farla anche con la marginalizzazione crescente della cultura classica ricorrendo a un'immagine classica. Vuol dire che questa cultura classica l'abbiamo espulsa, la stiamo espellendo, vogliamo liberarcene, vogliamo dire che serve soltanto imparare l'economia e null'altro. Ma in un pezzo del nostro cervello Laocoonte e Virgilio e le statue antiche eccetera eccetera sono ancora là, e allora lo scopo, il pensiero che volevo suggerire è questo: sono ancora là, le possiamo usare, ci servono, non faremmo forse bene a capirle meglio studiando un po'? Questa è l'idea. Grazie di questo. Ci sono altre? Prego. Tra l'altro una considerazione. Guardando Laocoonte con le altre statue romane che sono contemporanee del resto. Le potremmo rimettere sullo schermo? Perché questa duplicazione dell'immagine la trovo molto imbarazzante. Non, ecco. No, indietro. Eccole qua. Ecco, la considerazione che mi viene da fare è sulla tecnica, sul modellato anatomico. Siamo nello stesso periodo, però l'interpretazione del gruppo da Laocoonte rispetto agli altri è molto diversa. Sì, ecco. Ora il problema, la ringrazio molto di aver fatto questa domanda, perché questo mi permette di spiegare meglio quello che intendevo dire. C'è una concezione
dominante dell'arte antica, dominante fra gli archeologi. Gli archeologi, dovete pensare, che sono dei poveri sfortunati, che a differenza dello storico dell'arte del Cinquecento, che ha un sacco di fonti, per non parlare dello storico dell'arte contemporanea, che ne ha persino troppe e quindi non riesce nemmeno a dominarle, l'archeologo non ha una griglia cronologica precostituita, quindi la deve costruire. Per costruire questa griglia cronologica, la strada che si è tendenzialmente seguita è quella di immaginare una parabola evolutiva per cui, per esempio, prima la statua è più ferma, poi si muove, poi si muove, poi si muove, si muove sempre di più. Oppure prima l'anatomia è più imprecisa, poi più precisa, prima è più accurata, poi prima è meno accurata, poi più accurata. Cioè con una specie di linea di progresso costante, una linea di progresso in costante ascesa. Questo è una possibilità, ma non è dimostrato. Allora, quello che ho voluto suggerire con questo accostamento è che c'è stato un momento in cui a Roma, dove questi romani molto bravi a fare la guerra, a costruire sistemi amministrativi, diritto, fare le strade, gli acquedotti, eccetera, eccetera, di arte non se ne intendevano molto. Quando noi vediamo, basta leggere Plinio il Vecchio quando cerca di riassumere delle fonti molto più complicate per spiegare un po' chi è Policleto, chi è Fide, eccetera, eccetera. Allora, in quel momento, nel momento in cui sapere un po' di arte greca diventa di moda, diventa obbligato per le classi più alte, cercano di impossessarsi di questa cosa, se ne impossessano per riassunto, o con i riassunti tipo quello di Plinio, eccetera, eccetera, o attraverso, importando degli artisti greci, i quali fanno delle prove per vedere cosa gli piace di più. E allora, nel 50 avanti Cristo circa, gli artisti greci che sono a Roma, un po' gli fanno le cose in una maniera e un po' gliele fanno in un'altra maniera. E loro, quando poi arriva il Gusto Augusteo, arriva Augusto, che è una personalità dominante, che vuole imporre un tipo di visione serena, pacificata, eccetera, eccetera, allora quel tipo di quella visione anche del corpo umano e della gestualità e così via diventa la visione che vince. Mentre invece io credo che sia infinitamente più interessante vedere delle rappresentazioni rivali piuttosto che quella di vedere una linea in continua evoluzione. Io non conosco un'epoca della storia umana in cui le cose siano andate in una sola direzione. Le cose vanno sempre in più direzioni. Anche la domanda che qualcuno mi ha fatto più privatamente, prima che tu ti rientraste e che io riprendessi questa mia postazione col microfono, cioè sul fatto che c'è l'ipotesi che poi di Bernard André, secondo cui Laocoonte sarebbe la copia in marmo di un originale di bronzo di 100 anni prima, roba del genere, presuppone una linea evolutiva per cui quel tipo di stile di cosa non può essere del 50 avanti Cristo, perché quello è il tempo che precede l'arte augustea, quindi bisogna spingerlo indietro. Io non vedo nessuna necessità. La ragione, io credo, la strada che ho provato a seguire nel piccolo libro che vi ho citato prima è quella di datare il Laocoonte sulla base delle testimonianze epigrafiche che riguardano i suoi tre autori, visto che sono questi suoi tre autori sono citati in una serie di iscrizioni anche di natura documentaria nella stessa isola di Rodi, di iscrizioni datate. E incrociando gli alberi genealogici, le iscrizioni, eccetera, eccetera, risulta quella data lì. Quindi io credo che questo sia un dato di fatto. Sono di quel periodo lì. Allora cerchiamo di capire se sono di quel periodo lì e se queste sculture, quelle altre sculture, sono di quel periodo lì, prendiamo atto che sono contemporanee e cerchiamo di spiegarcelo. D'altra parte, il ritratto di Pompeo e quello di Cesare non sono forse contemporanee? E non sono straordinariamente diversi l'uno dall'altro. Allora, se c'è una straordinaria diversità, possiamo dire che Pompeo era 100 anni prima di Cesare? Impossibile. Allora, cioè, così come era diverso il ritratto di Pompeo, molto più ellenistico, diciamo così, molto più barocco, se si vuole, diciamo così, e il ritratto di Cesare, molto più asciutto, eccetera, eccetera, molto più pre-augusteo, perché
naturalmente Augusto si rifà a Cesare, non a Pompeo, questo non ci vuole molto a capirlo, nel, così come esiste questa, questa differenza, può esistere anche questa. Allora abbiamo un primo secolo avanti Cristo un pochino meno noioso, diciamola così. Sì, no, io insegno lettere, non insegno storia dell'arte. E quando si fa leggere ai ragazzi in italiano, in traduzione al biennio, il passo di Laoconte nell'Eneide, sui libri c'è molto spesso la raffigurazione del Laoconte, l'opera scultorea. Allora volevo chiederle se può suggerirmi qual è il modo migliore di proporre un confronto fra due linguaggi diversi, il linguaggio della poesia e il linguaggio dell'arte figurativa, che rappresentano la stessa scena, in un periodo più o meno contemporaneo, e tra l'altro, cioè, ci sono punti in comune. Il passo virgiliano è uno dei più patetici dell'Eneide. Tra l'altro mi veniva in mente, a proposito del grido, che Laoconte di Virgilio grida. Sì. C'è il clamor che va ad Astra, mi sembra. Clamor ad Astra, esatto. Proprio così. Proprio Virgilio così. Conosce anche il dolore che non grida. Enea premit corde dolorem, se lo tiene in cuore, no? È ma perché un altro vuole suggerimenti? Forza, sa già tutto, insomma, quello che deve dire. Questo deve dire. No, ma... questo deve dire. Okay. Questo deve dire. No, è, diciamo, l'impostare... confronto fra due lingue diverse, ecco, che raccontano la stessa cosa. Io le direi questo: quello che lei ha detto, tanto per cominciare, è perfetto e basterebbe anche da solo. Se vogliamo aggiungere un'altra sfumatura che può aiutare, lei sa forse, può comunque comunicarlo agli studenti, che c'è una grande discussione se Virgilio viene prima o la statua viene prima, perché con quella datazione che vi ho detto io non ne ho parlato, ma c'è un bel problema, perché coincide con Virgilio che sta lì scrivendo. Allora, si potrebbe credere che Virgilio ha visto il Laocoonte e ha raccontato la storia, oppure che quelli che hanno fatto il Laocoonte hanno sentito Virgilio e hanno fatto la storia. E uno potrebbe dire, ma l'hanno letto, non l'hanno letto, lo sapevano, sapevano anche il latino, erano greci. Allora, se lei vuole veramente insomma, farli un po' anche giocare con questo, basterebbe dire, ma secondo voi viene prima questo o viene prima quello? E attraverso questo discorso, confrontando l'uno con l'altro, il dolore, l'urlo con non urlo, eccetera, eccetera, allora io credo che li costringa a entrare di più nel testo e a entrare di più nella statua. Credo che questo, attraverso questo confronto, può essere un modo per, anche perché, siccome anche gli studiosi più straordinariamente bravi non sanno rispondere a questa domanda, se lei glielo dice prima, non è che è un indovinello per cui alla fine dice no, tu hai detto bene, tu hai sbagliato. No, perché non lo sappiamo cosa viene prima. Allora il fatto di dire non lo sappiamo bene, proviamo a discorrerne, io credo che dia quella libertà che anche in cui è anche possibile che un ragazzo si faccia venire delle idee molto intelligenti, come a volte nella scuola accade, delle volte anche dei ragazzi. A me è capitato alla scuola elementare, perché ho fatto qualche volta delle lezioni alle scuole elementari, mi è capitato delle volte di sentire delle cose molto interessanti. Mi viene voglia di raccontarvene una, se me lo consentite. Una volta, quando uno dei miei figli faceva la quinta elementare e mi hanno invitato gli insegnanti a fare eccetera eccetera, e voleva che io spiegassi cos'è l'archeologia. Allora mi sono preparato, ho portato dei cocci veri, li ho costruito una serie di stratigrafia per spiegare che quello che è più in basso viene prima, quello che è più in alto, e gli ho raccontato tutte queste cose, gli ho spiegato come fanno lo scavo. Poi alla fine ho chiesto, ma mi facevano qualche domanda, poi alla fine ho chiesto, ora vi faccio una domanda io, ma a cosa serve l'archeologia? Allora un ragazzino alza la mano e dice, serve per farci credere alla storia. Ma si può dire meglio di così? È mai possibile? Quinta elementare. Ora mi è rivenuto in mente, dopo molti anni, vorrei aver scritto il nome di quel ragazzo e sapere cosa fa. Purtroppo non so più chi era. Però, insomma, è perfettamente possibile, anche a 10 anni o qualcosa del genere, avere delle intuizioni assolutamente folgoranti come queste. C'è ancora qualcuno o ce ne andiamo? Basta così? Allora, grazie di tutto e spero che sia stato utile.